Tavola rotonda dal titolo Sconfiggere la povertà, organizzato dalla comunità missionaria Porta Aperta in occasione dell'anniversario della propria fondazione. Presenti le istituzioni, le tante associazioni di volontariato del nostro territorio, un incontro insomma finalizzato a creare delle sinergie dialoganti tra i vari operatori del settore per provare a ridurre i disagi derivanti dai diversi tipi di povertà che interessano la nostra città. Portati dalla maggiore della comunità Porta Aperta, Somma Maria Grazia Pellitteri, quindi l'arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento Alessandro Diemiano, il sindaco di Agrigento Miccichè, sono intervenuti poi Pasquale Sedio, presidente della Cardinal Ferrari di Milano, Valerio Landri nella qualità di direttore della Caritas di Agrigento, Marco Bullo, assessore alla solidarietà del comune di Agrigento, Alvio Russo, dirigente scolastico e membro direttivo dell'associazione Generazioni Consapevoli, suor Antonella Longi, referente missionaria della comunità missionaria Porta Aperta, suor Maria Stella Rizzo, referente della mensa nella comunità missionaria Porta Aperta, Maria Grazia Abate, volontaria del progetto Tenda allo Slancio. Un accorato appello alle istituzioni e ad aumentare l'accoglienza in città è stata fatta da suor Sellina, referente della mensa nella comunità missionaria Porta Aperta, di cui vi proponiamo uno stralcio del suo intervento. La presentazione mi ha fatto pensare quante storie vissute direttamente dai ragazzi in 25 anni di mensa, quando ancora la città non era pronta ad accogliere un fenomeno così grande, un esodo straordinario di persone, di giovani, di ragazzi, così. Ma quante storie similari, proprio che ti risveglia il senso dell'umano, ti ribelli davanti, ma è possibile che in una società come la nostra, ancora alle soglie del terzo millennio, noi ci troviamo a vedere queste scene? Assurdo. Non è possibile. Non occorre, urge a questo punto, Valerio e tutti gli altri che siamo qui, urge, è un'urgenza che ci nasce da lì dentro, è un'urgenza che ci viene dal fatto che tutti, a prescindere dalle etichette, siamo creature di Dio, a cui dobbiamo la sua somiglianza, a cui dobbiamo la sua immagine. Dov'è il nostro senso dell'umano? Abbiamo bisogno di risvegliare, di riscoprire il fatto che siamo uomini. Viva gli animali, ma un uomo è un uomo, è un figlio di Dio, è un mio fratello. Ognuno al suo posto, ognuno al suo compito, ognuno alla sua missione. Noi uomini siamo stati creati per vivere da fratelli, da sorelle. Che senso ha il pregare il Padre nostro? Padre di chi? Solo di una setta di persone? Di un gruppo di persone? O Padre di tutti gli uomini che vivono sulla terra e che tutti gli uomini sulla terra hanno diritto ad avere i loro diritti, quelli fondamentali, perché non è giusto che una società, oltre ad avere i diritti fondamentali, hanno anche il di più, e lo sperperiamo, diciamocelo, e lo sperperiamo, no? Mentre altri non hanno neanche il diritto, quello naturale, di poter vivere da persone umane. Questa è una ingiustizia. E da questa ingiustizia nasce una ribellione. E da questa ribellione in noi nasce il senso della responsabilità. Noi siamo responsabili di questa nostra umanità vissuta in questi termini.
ci deve fare stare male il pensiero che uno come noi, una persona come noi, non abbia un tetto, non abbia un punto di riferimento, che non abbia, diciamo, il diritto fondamentale, quale può essere quello dell'alloggio, quello dell'alimentazione, quello dell'istruzione, quello della salute. Io mi sento di parlare per quanto riguarda l'alloggio. È stato proprio qualche settimana fa che, telefonandomi, non ricordo bene chi adesso, forse dall'ufficio migrazione dei minori, per una famigliola, una giovane famigliola di mamma, papà, una bimba di 2 anni e uno disabile grave. Un disabile grave, gioia mia, che ci ha bloccati alla mensa quando abbiamo visto questa scena. Cercavano un posto dove andare a dormire. L'ufficio immigrazione non aveva. Abbiamo telefonato in tante parti e non c'era possibilità. Non c'era possibilità, un'opportunità. Io mi chiedo, non è forse il momento giusto per pensare di realizzare un dormitorio, un pronto intervento sociale che operi al di fuori degli orari di ufficio, che operi, diciamo, di notte, di giorno, tipo un pronto soccorso. Un pronto soccorso sociale. Perché non è possibile ritrovarci impotenti, lei per la burocrazia e noi perché manchiamo di strutture, non è possibile ritrovarci con le spalle al muro davanti a una realtà umana del genere.